niente, non credo di avere moltissimo da dire, nel senso che abbiamo fatto una partita piena di errori, che era anche attesa da parte mia, ma insomma da parte nostra, alla fine poi, insomma, è un ciclo che continuerà subito dal 3 gennaio, però insomma dopo queste 8 partite in 16-17 giorni e con 5 voli, e la squadra veramente ai minimi sia delle energie che delle fisiche che delle risorse nervose, e poi oltre alle assenze anche pesanti abbiamo perso Brooks durante la partita e non ce la faceva con la schiena, e lì è stata un po' anche una chiave, pure in una partita con tanti errori, e dove abbiamo fatto proprio cose, scelte sbagliate, perse senza motivo, perché insomma abbiamo perso 2 giorni fa 8 palloni in un campo al del Maccabi, siamo riusciti a perdere 14 qui, e insomma questo sicuramente poi pesa, no? Un finale punto a punto, però è chiaro che Avellino è stato bravo a attaccare quasi sempre il 4 quando Brooks non c'era, e lì ha trovato gli spazi per i playmaker, insomma situazioni che noi abbiamo un po' sofferto, quindi poi in fondo anche con i padri di Fontecchio noi avevamo poche risorse difensive, abbiamo sbagliato troppo, tra cui le scelte nel finale, ma ripeto, quando una partita è così è brutta, quello che dobbiamo imparare a fare è, sapendo con serenità che queste giornate capitano gioco forza, di essere meno nervosi all'inizio, di capire che ci può stare di perdere, ma dobbiamo essere un pochettino più lucidi, che se non spendiamo queste energie nervose poi alla fine c'è la possibilità di vincerla comunque, e quindi questo è l'unico così rammarico, insegnamento che posso chiedere ai miei giocatori, perché stamani avevo detto proprio questo, di non disperdere energie in nulla, nel lasciare che Avellino facesse giustamente la gran partita, ma noi di stare lì e di trovare magari un guizzo nel finale. L'abbiamo anche fatto, ma abbiamo sbagliato troppo, in finale invece che sotto di 6-8 dovevamo essere punto a punto, e poi quando c'era comunque l'opportunità invece di andare fino in fondo ci siamo presi un tiro da 3 punti, una persa, insomma la partita era già frutto di tanti errori prima. Ok, obviously a great win for us against an elite team, against a very strong team. We played a game with a lot of spirit. And one thing I want to underline is our captain, Lorenzo D'Ercole, who played with a very, very bad back today. He didn't want to miss this game. He didn't want to let the team down. He wouldn't let the team down if he didn't play. But this is the spirit we have got now, and this is a real captaincy that we have got from him. So we want to thank him personally for that. È una grande vittoria per noi ovviamente contro la squadra che fino a questo momento era imbattuta in campionato. Ci abbiamo messo tutta la grinta possibile. Una cosa che ci tengo a sottolineare è che il nostro capitano Lorenzo D'Ercole ha giocato col dolore alla schiena, ma ci teneva a giocare questa partita, e lo ringrazio sentitamente per quanto ha fatto. It's a crucial month ahead of us for several reasons. First, to gain the qualification for the next stage for the Champions League. It looks like we will make it to the top 8 for the Cup of Italy, which is great. But also, probably more important, on our administrative club level, that we can sort out our situation, and that we can get some help as well. Replace, you know, Norris Cole, get another player, take the block off the market. So it's very, very important period for us. Ci aspetta un mese cruciale per molte ragioni, prima di tutto perché dobbiamo aggiudicarci la qualificazione alla prossima fase di Basketball Champions League, ma anche per ovviamente qualificarci tra le top 8 della finale di Coppa Italia.
e ancora più importante dal punto di vista amministrativo, speriamo che tutto si possa risolvere per il meglio, che il mercato si sblocchi e che possiamo rimpiazzare un giocatore del calibro di Norris Cole per darci una mano per gli impegni che ci attendono. Ringrazio i nostri tifosi che sono accorsi numerosissimi nonostante le cose non vadano insomma benissimo. A loro la scelta di venire o no, hanno scelto di sostenerci e sono contento di questo perché la nostra squadra lo merita davvero.